Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ma l'economia italiana quanto può resistere a un blocco di questo tipo? Aziende ferme, attività commerciali ferme, bar, ristoranti, voli, prodotti, quanto rischia in realtà l'economia italiana? La risposta è moltissimo. Si parla di diversi punti, ma diversi punti di percentuale del PIL. Secondo alcuni politici i punti di percentuale del PIL non sono niente. Avevo sentito queste affermazioni, che voi potete valutare da soli, da alcuni del Movimento 5 Stelle, non per questo caso, per cose precedenti, tipo l'ILVA, che avrebbe portato il paese probabilmente in recessione, la chiusura, e dicevano: ma cosa volete che sia qualche punto di PIL, non sapendo né che cosa sia il PIL né di che cosa stiano parlando. Questo è agghiacciante, però questo che sta succedendo in questi giorni, se dovesse finire tra una settimana, non comporterebbe quasi nulla, si ripartirebbe velocemente. Ma se questo dovesse protrarsi per settimane, mesi o diversi mesi, il problema sarebbe non grave ma gravissimo. Ma anche il governo dice: noi non possiamo sapere quello che succederà, è completamente imprevedibile se va a regredire o va ad aumentare. Quindi per l'industria è un colpo in un settore che è già in recessione, l'industria italiana è già in recessione, in alcuni casi la produzione si è fermata, in alcuni casi è a metà, in altri casi si sta per fermare, come succede alla piemontese Italdesign, che ha riaperto il 26 di febbraio. Altre aziende hanno delle misure di prevenzione, come l'Arvedi nel Cremonese. Arrivano meno prodotti o componenti per l'industria dalla Cina, quelli che servono per fare i pezzi, ad esempio la produzione dell'iPhone, quella che dovrebbe debuttare, l'iPhone 12, per ottobre-novembre, la produzione dalla Cina è stata spostata, credo, in Giappone. Quindi l'Italia, molte aziende dipendono dalla Cina, in che senso? Che molte parti del prodotto arrivano dalla Cina. Ci sono aziende cinesi che riforniscono le aziende italiane e ci sono italiani che sono là, con la fabbrica a produrre là, perché costa meno e poi inviano qua. Quindi capite che se manca un componente a qualsiasi cosa si blocca tutto. E che cosa fanno le aziende? Lo comprano in Italia, che costa magari il doppio, vuol dire che devono o alzare il prezzo o a volte non possono alzare il prezzo perché sono già dei prezzi prestabiliti. Ad esempio, io commissiono all'azienda X un prodotto, quell'azienda lì se ne fa fare metà nel paese asiatico e io, che ho fatto il contratto con l'azienda X, non ci rimetto, sei tu, è il tuo problema che lo compravi metà là. Quindi capite che c'è un problema proprio nella filiera della costruzione delle macchine, le automobili, le macchine del caffè, il riscaldamento, qualsiasi cosa, moltissimi parti di prodotti arrivano da quei paesi lì. E se si ferma il paese asiatico è un grossissimo problema. Ad esempio la filiera che chiamano automotive, che cosa c'è? Le macchine, le automobili, no? Il ritardo adesso in questa filiera è di circa 40 giorni, una mostruosità. Federmeccanica stima che seri problemi potrebbero arrivare se gli approvvigionamenti non riprenderanno entro metà marzo, cioè entro 20 giorni al massimo. Ancora si può tamponare con quello che c'è nei magazzini, ma molte parti sono finite e non si può finire la macchina senza quel prodotto. E attenzione, sono pezzi che non si possono fare in 5 minuti,
per progettarli ci vuole, bisogna progettarli, fare delle prove, e sono dei pezzi, io lo so perché ho lavorato nella filiera automotive, quindi un pezzo non si improvvisa in qualche giorno, a meno che voi non lo facevate già fare da un'azienda in Italia e poi siete passati in Cina, quindi magari quell'azienda in Italia ancora ha la possibilità immediatamente di produrvelo. Quindi se passano 20 giorni il problema nel settore automobili è decisamente grave. C'è poi da fare i conti con i clienti in allarme. Gli stranieri stanno chiedendo conferme sulle capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne, ma non si possono fare né previsioni su quello che succederà domani, né se si allargano queste zone rosse, né se tutto regredisce. Quindi la capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne è assolutamente imprevedibile. Dall'industria passiamo al gigantesco comparto dei bar e dei ristoranti. Ci sono addirittura 100.000 posti a rischio, perché il ristorante, se diminuisce le sue entrate economiche, lascia a casa i camerieri, lascia a casa i cuochi, lascia a casa la cassiera, le cassiere. Quindi stiamo parlando di 100.000 posti a rischio, quindi i consumi che prima non venivano fatti fuori casa, cioè il ristorante, stasera mangiamo al ristorante, in pizzeria, ci prendiamo un panino al bar, le mense scolastiche, ci sono anche migliaia di mense scolastiche, le mense che ci sono nelle aziende, tutto si trasferisce a casa. Quindi per alimentari e farmaci porta un aumento delle vendite, perché ad esempio i supermercati, in questo momento le catene di supermercati è un momento d'oro, hanno svuotato i magazzini e hanno svuotato gli scaffali, quindi c'è un ricircolo anche dove ci sono i centri di distribuzione, come li chiamano nella grande distribuzione, che anche lì li svuotano tutti, c'è un ricambio di merce impressionante, probabilmente si va a vendere anche prodotti che non si vendevano, magari che si vendevano sì e no, perché la gente, se non trova una cosa, cerca un prodotto surroganeo, cerca un qualcosa che può sostituire, sono i prodotti che possono essere sostituiti, quindi si comincerà a vendere, cominceranno a vendere prodotti alimentari anche che prima si vendevano poco, quindi improvvisi ordini. Il problema è che se questi prodotti vengono fatti in Italia, in Cina, dove vengono fatti questi prodotti alimentari? Può essere la scopa, può essere il detergente, può essere mille cose. Quindi c'è farmaci e alimentari che in questo momento vanno a ruba, però bisogna vedere se queste aziende ne beneficeranno, se non saranno costrette a chiudere la produzione o no. Quindi diciamo che in questo momento di crisi c'è chi ne beneficia, alcune aziende, ed altre che magari sono completamente ferme perché aspettano il componente che arriva da qualche paese che in questo momento ha bloccato tutto. Il problema sono i pubblici esercizi, dicevamo bar, ristoranti, quindi a rischio 100.000 dipendenti di questo settore. Secondo l'alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30.000 lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno, mentre nella gestione dei servizi di pulizia e ristorazione sarebbero oltre 5.500 lavoratori ad oggi fermi. Quindi attenzione che quando si parla di ristorante, scuola, c'è sempre tutto un indotto che lavora in un modo o nell'altro, quello che fa le pulizie, quello che poi trasporta da mangiare, quello che rifornisce i broccoli, quello che rifornisce un'altra, i tovaglioli, le posate, i cuochi. Quindi il fermo è un fermo totale dell'economia. E poi c'è il business delle fiere di settore. Qui ho partecipato alle fiere dei rubinetti, sono andato alla fiera di Francoforte, la fiera di Bologna, del settore rubinetterie, no?
Se calcoliamo che un mese e mezzo di blocco di fiere ed eventi significa che si bruciano calendari importanti, 5 al 20, 30% delle manifestazioni internazionali in Italia, ma in Lombardia l'impatto sarà superiore, afferma Golfetto. Francesca dell'Università Bocconi, la prima a saltare è stata Midu, la maggiore fiera mondiale degli occhiali. Ieri è slittato il Salone del Mobile. Quando salta una fiera di impatto sul territorio, attenzione, la fiera sono hotel pieni, ristoranti pieni, taxi, sono comunque un indotto spaventoso. Quando c'è una fiera arrivano da tutto il mondo. Io ricordo che ho partecipato alla fiera a Bologna delle rubinetterie, adesso non mi, del settore, non mi ricordo come si chiama, ma trovare un posto libero in un albergo a Bologna nei giorni della fiera era impossibile, bisognava prenotare un anno prima. Immaginate adesso, c'è un danno non solo nella fiera, ma l'albergo ha un mancato ingresso e una mancata entrata e quindi una perdita, ordina meno cibo, quindi ordina meno cibo a chi? A chi dove si rifornivano prima. Quindi ricordatevi che quando si ferma una cosa c'è tutto un indotto e un qualcosa a catena. Quindi quando salta una fiera, l'impatto sul territorio, diciamo tutte le cose che ci sono intorno, vale 10-15 volte il valore della fiera, e questo si perde tutto e subito, non si recupererà mai più. Se si tratta di un rinvio, il business invece recupera quasi tutto. Se lo posticipi viene solo cambiata la data, ma si cambia il periodo temporale. Il problema in Italia è il pericolo delle medie e piccole imprese, che sono l'ossatura, della nostra Italia. Poi gli investitori non sanno quantificare qual è il rischio, quindi vendono. Gli investitori vendono. L'investitore è chi investe i suoi soldi in titoli come in borsa o in bot, in CCT. Quindi in questo momento di crisi la gente preferisce tenere i soldi in banca e non investirli in nulla. E quando vanno via gli investitori, tu non riesci più a piazzare i bot e i CCT. Quindi devi alzare l'interesse per invogliare le persone a comprarlo. Alzi l'interesse, cosa vuol dire? Che lo Stato ti deve dare il capitale più gli interessi. Quegli interessi lo Stato non li aveva preventivati, è una spesa in più. Quindi questi soldi che deve ridare lo Stato, questi interessi più alti, aumentano il debito pubblico. Perché per darti questi soldi, uno Stato italiano che è in fallimento, deve chiederli in prestito, facendo altri bot, bot su bot. Capite che è tutta una catena di eventi. Mentre si dice che questo problema, la Banca d'Italia stima un impatto economico che sarà dello 0,2%, circa 3,6 miliardi. Ma lunedì la borsa ne ha bruciati già 30 con il meno 5,4%. A dominare perciò sarà la volatilità, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Per un certo numero di giorni la borsa seguirà il numero dei contagi e dei morti. Quindi il crollo della borsa non è solo italiana, è un crollo dell'economia mondiale. Se domani tutto rientra e si comincia a sgonfiare, tutto si va a recuperare velocemente, ma se va a continuare a peggiorare, come abbiamo visto in questi giorni, in queste ore, la catastrofe economica mondiale potrebbe essere senza precedenti. Certo, i negozi vuoti, c'è un boom nelle vendite online, le vendite dei negozi sono ridotti al minimo. Immaginate già il negozio che faceva fatica a sopravvivere in questo momento, come possono pagare gli affitti? È impossibile. Quindi a partire dall'abbigliamento, la mancanza di occasioni di socialità riduce l'esigenza di rinnovare il guardaroba, no? Se voi non dovete andare al matrimonio, non dovete andare al lavoro, dici ma dovevo comprare quella roba? La comprerò più tardi. Quindi tutto viene
rimandato a data da destinarsi. Poi non parliamo dei centri storici, gli acquisti sono penalizzati anche la riduzione degli arrivi di turisti, c'è un'impressionante diminuzione dei turisti, c'è Venezia che è vuota, Venezia è vuota, Milano è spettrale. Quindi i turisti che compravano, soprattutto dalla Cina, venivano i ricchi asiatici a svuotare gli outlet, è tutto bloccato. Gli outlet sono deserti anche questi, e quindi le vendite online hanno avuto un boom, però le vendite online anche lì ci può essere un blocco negli approvvigionamenti, perché il materiale nei magazzini, diciamo che il materiale in alcune aziende, i magazzini avrà una forte movimentazione, cose che erano lì da tempo che non si vendevano, se la gente non trova una cosa prende l'altra per sostituirla. Ma il Made in Italy, leggendario Made in Italy, resisterà a quello che sta succedendo? Il rischio più grande è l'irrazionalità collettiva, che pare fa molto male all'economia italiana. Il lusso, tutta l'eccellenza italiana può resistere per qualche mese, ma questo può essere il colpo di grazia per la nostra economia, che era alla soglia della recessione fino a 3 giorni fa, quando si parlava Renzi, non fa cadere il governo, eccetera, eccetera, ma realmente questo potrebbe fare andare tecnicamente l'Italia in recessione. Quando per 2 trimestri consecutivi c'è il segno meno, si entra in recessione. Quando è solo un trimestre non è recessione, può essere una discesa e risalita e il paese non è in recessione. 2 trimestri consecutivi, cioè 6 mesi col segno negativo, il paese sta retrocedendo nella sua economia. Quindi parlavamo della riduzione del turismo, del business, con riduzioni spaventose. A Milano c'è il turismo business, quindi c'è il rischio di disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia. Non potrebbero, sicuramente eviteranno l'Italia. Qualcuno si dice ottimista, ma non so questo ottimismo di facciata che cosa possa servire. Ovviamente quando passerà questa emergenza, tutti quelli che non hanno comprato i vestiti perché non c'era fretta, tutti quelli che non hanno cambiato la macchina perché hanno rimandato, tutti quelli che hanno rimandato tutto, all'improvviso c'è una ripresa spaventosa, però noi non sappiamo tutto questo quanto tempo può portare, e non sappiamo a che cosa può portare, dove andiamo a parare. Poi c'è l'impatto sulla cultura, le manifestazioni, le mostre che non ci sono più, i musei chiusi, i biglietti, entrate per lo Stato. Quindi attenzione, si fermano i consumi e noi non paghiamo più neanche l'IVA sulle cose che non compriamo, quindi c'è un'entrata gigantescamente, che non esiste, gigantescamente inferiore per lo Stato italiano. Quindi poi comunque i più piccoli vengono colpiti, i più fragili economicamente. L'impatto ci sarà di sicuro per tutti. Secondo Colfetto, la cosa peggiore è creare psicosi. Se il blocco dura troppo a lungo, si colpisce l'abitudine a vedere gli spettacoli, no? Si perde poi l'abitudine. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, e nella community ci trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.